L'argomento della Chiesa del Grembiule è stato affrontato al congresso di Pax Christi facendo memoria del pensiero di Tonino Bello a 20 anni dalla sua morte, che noi chiamiamo il suo giorno pasquale. Don Tonino ci diceva, e diceva agli amici, alle amiche e ai suoi fedeli, che l'unico paramento sacro che Gesù ha adottato è il grembiule. Il Vangelo di Giovanni scrive che si alzò da tavola, cinse un asciugatoio e lavò i piedi. Ecco, l'immagine della lavanda dei piedi è l'immagine della Chiesa del Servizio che Pax Christi, all'interno del cammino ecclesiale, contenta anche del nuovo pontificato di Papa Francesco, che ha con questo gesto cominciato il suo pontificato, ritiene che questa sia un'immagine fondamentale per la Chiesa oggi. Quindi una Chiesa che sappia lavare i piedi come segno di umiltà e di accoglienza, come ha fatto Papa Francesco e come ci diceva spesso Tonino Bello. Cioè una Chiesa che sia accogliente, che sia conviviale, che sia attenta a chi è povero, a chi è debole, a chi è fragile, all'anziano e al bambino e alle vittime di ogni violenza, le violenze delle guerre, dei bombardamenti, le violenze metropolitane, urbane, quotidiane, le violenze anche in famiglia purtroppo, le violenze della solitudine e della paura. E la Chiesa del Grembiule significa la Chiesa della tenerezza, altra parola che accomuna in un certo senso Tonino Bello a Papa Francesco. E abbiamo fatto a Santa Maria di Leuca, prima della Marcia della Pace di Lecce di fine anno, un convegno proprio con questo titolo, per una Chiesa della tenerezza, quindi per una chiesa della lavanda dei piedi, per una chiesa del grembiule, no, con Don Tonino, maestro di non violenza. Chiesa delle tenerezze significa una chiesa umana, che ci fa diventare umani. E quanto più diventiamo umani, e quindi in relazione con gli altri, tanto più possiamo esprimere la nostra fede cristiana, che è una fede dialogante, una fede legata alla speranza e alla carità. La tenerezza in pratica significa tre cose. Il primo significato viene dalla parola tenue, che è in tenerezza, cioè essere miti, gentili, essere educati, la beatitudine della mitezza, beati i miti perché erediteranno la terra. La mitezza è una virtù forte, una virtù decisa, una virtù che è fondamentale per costruire la pace. Il secondo significato di tenerezza è tensione, cioè essere in tensione, essere orientati verso l'altro, verso l'alto, verso l'oltre e quindi essere decisi, determinati, avere questa energia costruttiva per camminare insieme. Quindi la mitezza e la determinazione sono appunto unite, vanno insieme. L'altro significato che deriva un po' dall'ebraico e un po' dal francese, ad esempio, da altre lingue, tenerezza viene da, in francese ad esempio, tendron, tendresse, che significa germogliare, quindi essere fecondi, essere propositivi, ed essere disposti a rinascere e ad accompagnare una rinascita globale e quindi, appunto, visto che siamo in questa stagione, diventare, ce lo diceva sempre Tonino Bello, profeti di primavera. Ecco, allora parlare di Chiesa del Grembiule significa parlare di una Chiesa accogliente, conviviale, una Chiesa delle beatitudini, una Chiesa della tenerezza. E quindi i movimenti per la pace, le persone, i credenti, tutte le persone di buona volontà disponibili a operare per la pace dovrebbero, a mio parere, a parere di molti di noi, insomma, mettersi in cammino
con questa ottica delle beatitudini che ci ricordava anche Benedetto XVI il 1 gennaio, in occasione della marcia della pace a Lecce, con questa ottica di camminare insieme. Beato significa non tanto colui che è soddisfatto o che ha raggiunto una condizione di perfezione, una presunta condizione di perfezione, beato è colui che cammina, colui che si alza in piedi, è disposto a costruire il valore, l'idea, l'ideale, in questo caso la pace, ma anche la mitezza, ma anche la povertà, la misericordia, la giustizia, colui che si mette in cammino per realizzare questa realtà. E quindi stiamo riflettendo, molti nella Chiesa oggi, in alcuni movimenti ecclesiali, stanno riflettendo su questa necessità di costruire una Chiesa umana, e quanto più umana e profondamente umana, tanto più divina, cioè tanto più disponibile a far risplendere sul volto, sul nostro volto, sul volto delle persone, la gloria di Dio che è presente dentro di noi, è presente in chi lo ama, è presente in tutti perché lui ama tutti, e quindi con questa disponibilità ad amare ma anche ad essere amati. Quindi una Chiesa pronta a annunciare il suo Vangelo, ma anche a ascoltare, a insegnare, ma anche a imparare, e quindi con questa disponibilità ad agire per camminare insieme. Noi diciamo in questi giorni spalancare la finestra del futuro, cioè far entrare aria fresca e pulita, no? Nelle nostre stanze, nei nostri cuori e in ogni ambiente, vedere il cielo in una stanza, come dice una canzone, e progettare insieme e osare insieme. E questa è la grande sfida di ogni comunità, di ogni realtà associata, perché siamo spesso bravi a lanciare delle proposte, degli ideali, a presentare anche delle persone o a seguire delle persone significative, anche bene se ci crediamo, ma la sfida più grande è quella proprio di camminare insieme, di operare insieme e di osare appunto insieme, rompere gli ormeggi, ci diceva Don Tonino, con questa idea della pace intesa come la lampara dell'umanità, che è una luce di profondità, una luce di orientamento nella notte. Quindi è un auspicio per tutti, una speranza aperta sul nostro futuro.